c'è un gatto fuori dalla nostra finestra. Questa è la scena che vediamo ogni volta che Anna si trova chiusa fuori. Guarda che questo tavolo hai preparato, penso, da stamattina. Abbiamo appena finito di sfogarci. No, il coniglietto della Playboy. Ci sono i vicini comunque. Stiamo dando spettacolo ai vicini. Faccio un salto. Salco. Vicino. Sei entrato da quella porta. Bello, un ragazzo carino francese che ci deve mettere a posto quel cavolo di vate. Anna, cioè, soprattutto che mestiere fa? Di idraulico. Da fare? Eh? È idraulico. È tutto pari, che ti porta a letto pulito. Anzi, il letto in più. Però non dice, entra. Tutto pari è carino, ma devo dire che... Come si dice? È stata una bella sorpresa. Braccio? Ma che braccio? Che flessibilità! Cosa sono legate a fare qui, soprattutto? Al saputo delle altre. Soprattutto, giusto perché io le ho smerdate e le ho prese per il culo perché... Sono sempre tutti qua, e noi invece siamo qua e non dovremmo esserci. Dopo esserci mangiate alla loro insaputa. Anche la brioche. Anche la brioche. Però io ho trovato il regalo per Simone, quindi c'è poco da dire. Io in realtà sono ancora in giro a cercare il regalo, ma non importa, anche lei. Bene, ora dopo... Senza scatto di 30 di tonno, torniamo, però non importa. Ora dopo 30 minuti di riscaldamento riusciremo a inquadrare magari qualcuno qualcosa che farà qualcuno qualcosa di interessante. Esatto. Qualcuno no, però qualcosa di interessante lo farà. Interessante magari sì. Vabbè, stacchiamo qua la comunicazione. Sì, okay. Io inquadrerei il nostro amico svedese, che io ho soprannominato così perché aveva la maglietta svedese, ma è un francese. Esattamente. Si chiama... Johan. Ok, ciao. Lo zoom non ce l'ho, cacchio! Non ce l'ho lo zoom! No, non lo fa! Hai ragione! Questo è mio uomo, questo è mio uomo, ti prego! E forse questo uomo è già figlio di un bambino piccinissimo a cui oggi insegnava a pattinare. Non ci siamo, comunque che lui è basta e tu lo segui. No, ma io sto seguendo anche lo spagnolo adesso. Le ragazze sono quasi tutte italiane, a parte la biondassa che... Infatti francese, infatti non le viene niente. No, segui Savietti. Seguilo. Sta arrivando l'uomo. È arrivato. Lo saluto biondo e mi odio, folle. Folle puoi anche non prenderlo, però magari. Saluto biondo sì. Ma non ci arriva. E beh, quando passo di qua. Per fare la Verossi, va di moda sta cosa di avere i capelli scuri e di farsi le mesh a chiazze, bionde. Non capisco sta moda tremenda. Vabbè, io staccherei sul riscaldamento e aspetterei quando il mio amico biondo ti prego. Ok, va bene, inquadriamo il biondo per Anna. No, è biondo questo. Capito? Eccolo qua, mi sono un anche se non è un bel vedere proprio di viso. No, sì. Il mio prediletto Juan, Juan Yang, si è tolto la giacca, si è messo in tutina, cioè la tutina voglio dire bene. La tutina. Non sono ancora tutti i pantaloni però, eh. No? No. Però guardate che è particolare che ha questo uomo. Che eleganza, che potenza. Esattamente, ma adesso si toglie. Ma intanto c'è un certo Brian Joubert che passa a rompere le palle. Beh, è l'ora di pausa. Sexy girl.
some bread. Hey, Mila. Devo tenere il soggetto al centro, non sono in grado. Ah. Peccato. Il nostro amico Forza non riesco mai a riprenderlo. Questo voglio riprendere per un po'. Questo l'abbiamo sfranato un pazzo, perché è una cosa porta al dramma sul ghiaccio quest'uomo. Oddio ragazzi, questo non me lo posso perdere, scusate. Questo è mio. Ha visto la testa?